Una tragedia, non ci sono altri modi per descrivere quanto accaduto nelle ultime ore. Un lutto che ha colpito l'intera comunità gelese. L'odontoiatra Giuseppe Labiso, 61 anni, e il figlio Emanuele, di 26, sono morti a causa di un incidente aereo avvenuto al largo delle Isole Eolie, nello specchio d'acqua antistante l'isola di Stromboli. Erano a bordo di uno Storm 300 ed erano diretti a Foggia. I loro corpi sono stati rinvenuti dai mezzi navali della Marina Militare e della Guardia Costiera. Nella ricerca era stato impegnato anche un traghetto partito da Lipari alla volta di Napoli. I corpi sono stati ricomposti nell'obitorio del cimitero di Lipari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Probabile un guasto tecnico al velivolo. Giuseppe Labiso, volto conosciutissimo in città per la sua passione per il volo, era partito da Gela alla volta di Foggia al fine di accompagnare il figlio, studente universitario in medicina. Ad un tratto, dopo alcune ore di volo, lo Storm 300 ha iniziato a perdere quota fino a schiantarsi nel Tirreno. Giuseppe Labiso lascia la moglie e 3 figli, 2 femmine ed un maschio. Siamo stati avvisati ieri pomeriggio che già intorno alle 15 non c'erano più contatti e hanno avviato immediatamente la ricerca. Al largo di Stromboli si erano persi tutti i contatti con il transporter che aveva lui e alle 15 già avevano avviato la ricerca. Stamattina purtroppo ci hanno dato la drammatica notizia. Giuseppe Labiso era innamorato della sua passione, per lui esisteva solo il volo ed in volo è morto assieme al figlio. Avrebbe potuto scegliere di accompagnare proprio il figlio in auto, ma aveva scelto il suo Storm 300. Lui era, come sapete tutti, il proprietario di questo aereo, faceva di tutto con questo aereo, vuol dire che aveva ritenuto, secondo lui, giusto che poteva affrontare quest'altro viaggio. Cosa ricorderà di suo zio e di suo cugino? Quello che ricordano tutti, un personaggio bizzarro.